Imparare a riconoscere quei comportamenti che costituiscono molestie e violenza sul luogo di lavoro e che sono reati, secondo il codice penale, anche più gravi delle discriminazioni, ma non meno diffusi. Con questo obiettivo è nato il Vademecum Mai più molestie e mai più violenze, presentato oggi nella sede della città metropolitana. Il Vademecum, che si può leggere online sul nostro sito e che verrà presentato anche sul territorio metropolitano, è stato realizzato da CGIL Torino, CISL Area Metropolitana, UIL Torino, per la prima volta insieme con le associazioni datoriali API e Unioni Industriali e in collaborazione con la città metropolitana di Torino. La città metropolitana compie questo enorme ed importantissimo lavoro di rete, mettendo insieme quelle che sono appunto le tre sigle sindacali questa mattina e le due associazioni datoriali che sono l'Unione Industriale e l'API di Torino, per provare a raccontare qual è la situazione delle molestie, delle discriminazioni e fin anche delle molestie nel mondo del lavoro. La città metropolitana è da sempre a disposizione per cercare di compiere un vero e proprio lavoro culturale, per provare a compiere quella rivoluzione necessaria perché le discriminazioni non trovino più casa nei luoghi di lavoro e nella società tutta, e questa mattina è un ulteriore passo in questo percorso. Il lavoro pratico che la città metropolitana mette a disposizione dei suoi 312 comuni si realizza attraverso il nodo antidiscriminazione e sono degli sportelli capillarmente diffusi nel territorio metropolitano di Torino che fanno una prima accoglienza ed indirizzano quelle che possono essere le donne vittime di discriminazione, ma in realtà uomini e donne che possano subire discriminazioni nel mondo del lavoro e anche in altri ambiti della società, per provare a dare loro un aiuto concreto. Inoltre la città metropolitana ospita nella sua sede una consigliera di parità, un'avvocata, una professionista che può ascoltare casi di donne discriminate e finanche molestate nel mondo del lavoro. Questo Vademecum arriva appunto dopo il precedente Vademecum sulle discriminazioni nei luoghi di lavoro in specifico, realizzato da CGIL CISL UIL Torino insieme a Città Metropolitana, alla consigliera metropolitana di parità e alla rete dei centri per l'impiego del nostro territorio. E questo è un passo avanti perché in questo percorso si sono uniti a noi, e ci fa molto piacere, l'abbiamo fortemente voluto, anche l'Unione Industriali di Torino e l'API di Torino, che sono le due principali associazioni datoriali del nostro territorio. Perché? Perché anche con loro condividiamo ormai dal 2019 un percorso di sensibilizzazione e formazione all'interno di alcuni luoghi di lavoro, alcune aziende associate alle due associazioni, e crediamo che sempre di più fare un lavoro di rete, istituzioni, organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e qualche associazione sia importante. Peraltro è lo spirito previsto in specifico, visto che questo nuovo lavoro riguarda la prevenzione e il contrasto delle molestie e delle violenze nei luoghi di lavoro, e la previsione specifica della Convenzione dell'International Labour Organization numero 190, che è stata appunto recepita nel nostro ordinamento con la legge 4 nel 2020, cioè un lavoro di sensibilizzazione e cultura nel territorio fatto da tutti i soggetti che oggi sono qua a presentare questo Vademecum. Ma in che cosa si distingue una discriminazione da una molestia? Beh, sono tutte e due forme di violenza che chi subisce purtroppo subisce appunto e non cerca. Sono entrambe forme che vanno contrastate dal nascere, quindi denunciandole, cercando tutto il supporto per contrastarle, per far sì che soprattutto all'interno dei luoghi di lavoro queste situazioni possano non succedere più. E c'è una differenza grossa che dipende dal fatto che quando viene acclarato che è una molestia, quello è un reato penale e quindi come tale va perseguito.